Migliaia e migliaia di persone sono pronte a partire dalla Libia, dice questo ragazzo che viene dal Ghana ed è sbarcato in Sicilia 4 giorni fa. Solo oggi ne sono arrivate 700. Questo è il primo gruppo, quasi 400 persone sbarcate questa mattina nel porto di Augusta dalla nave Orione della Marina. Abbiamo localizzato questi barconi carichi di persone in evidente stato di difficoltà. Abbiamo subito pensato a mettere in sicurezza queste persone, quindi trasbordandole a bordo delle varie navi impegnate in questi giorni. Sono di maggioranza siriani, sono circa 400, e stanno molto bene, ora stanno distribuendo il Basti e poi vengono trasferiti nella destinazione che dà il Ministero. Il sistema di accoglienza italiana è al collasso, ha detto oggi il Viminale, e paradossalmente chi si trova in maggiore difficoltà sono i bambini, mentre gli adulti finiscono nei centri di accoglienza gestiti dallo Stato attraverso le prefetture in altre zone d'Italia. Infatti i minori restano per lo più nelle comunità della zona e le spese ricadono sui bilanci già striminziti dei comuni. Nella provincia di Siracusa, per esempio, sono ospitati circa 400 bambini, troppo spesso in strutture non adeguate e senza la necessaria assistenza. Il nostro lavoro per i migranti principalmente si occupa dei minori non accompagnati, che sono quelli che sono in uno stato di difficoltà maggiore, e attualmente sono circa 400 che mancano di tutto. Pur di togliere questi ragazzi dalle difficili condizioni in cui si trovano, molte famiglie di Augusta ne hanno chiesto l'affidamento. 4 ragazzi sono già ospitati in una casa della parrocchia, altri 6 presso altrettante famiglie. Anna e Benito hanno 3 figli, da qualche mese hanno allargato la famiglia accogliendo in casa un ragazzo di 15 anni, Abdullahi. Ho incontrato tanti ragazzi e nel loro volto ho visto veramente dolore. Questo mi ha suscitato questo gesto, mi ha fatto venire la voglia proprio di donare amore a uno di questi ragazzi.